questo presepe, ma anche del gesto del presepe. Il significato di questo presepe è una attualizzazione con personaggi presenti e vivi. Sul presepe si sta scatenando una polemica, come quasi sempre, stupida, nel senso che anche stanotte mi è arrivato sul computer il rendiconto di un giornale che metteva online, che metteva in evidenza i vari politici che si stanno ora preoccupando dei presepi. Allora, come che sia la questione, trovo che prima di tutto è assolutamente il contrario del presente quello che sta succedendo, sia che ci sia la strumentalizzazione, sia che non ci sia. Nasce come idea di pacificazione, anche con San Francesco, ma anche le rappresentazioni precedenti, e qui si sta sempre prendendo il presepe come pretesto per dividere. Capite che è proprio l'esatto contrario, d'altronde come molte delle cose che avvengono oramai nel mondo e soprattutto in Italia. Meno male che c'è Papa Francesco che sta rimettendo le cose a posto con un sorriso sulle labbra, ma bastonando giustamente, e spero che il presepe torni ad essere quello che è, un gesto di tenerezza ma anche molto duro, perché quando Gesù nasce non nasce in mezzo ai ricchi, nasce in mezzo alla feccia di Israele, i pastori erano la feccia di Israele, ancora non conosceva prostitute e pubblicane, sennò ci sarebbero state anche loro. Questo è il presepe. Quest'anno il presepe è quanto mai sotto l'occhio dei massimi. È un simbolo, perché è nato come un simbolo, è diventato un simbolo negli ultimi periodi, perché è un po', come dire, il segno della tradizione da salvare, dei valori occidentali, dei valori cristiani. Tant'è che noi della Nazione abbiamo anche lanciato un'iniziativa che si chiama Presepiamoci, che è una cosa rivolta a tutte le scuole: fate un presepe, mandateci delle foto e sceglieremo i più belli e li premieremo, in modo per spingere, per richiamare l'attenzione sull'importanza delle tradizioni, sul senso dello stare insieme senza rinnegare i valori ai quali tutti ci siamo da sempre richiamati. Grazie. Dunque, noi abbiamo aderito ben volentieri alla proposta che ci è stata fatta dall'associazione Donatello per ospitare nel giardino la rappresentazione del presepe realizzato da loro. Noi l'abbiamo fatto con grande piacere, perché il presepe rappresenta un simbolo che è trasversale per tutte le credenze, per tutte le persone, e rappresenta un simbolo di pace, di fratellanza, di unitarietà e quindi di grande positività. Noi abbiamo letto il presepe come un messaggio universale al pari del sorriso. Il sorriso è lo stesso in tutte le lingue del mondo e chiunque lo faccia, a chiunque venga fatto, viene interpretato come un segno d'amicizia, di fratellanza e di cordialità. Questo è il motivo per cui noi ben volentieri abbiamo aderito. In più, a fronte del presepe classico di rappresentazione con i pastori, le statue e quant'altro ormai siamo abituati a vedere, l'alternativa è del presepe vivente e quindi con i personaggi in movimento e quant'altro. Questa rappresentazione è un mix tra le due forme, in quanto le statue, le immagini, in realtà raffigurano personaggi viventi, personaggi della zona, personaggi del quartiere, e questo è un elemento di forte caratterizzazione che dà la pennellata di vita a questa immagine che è tradizionale e che siamo abituati a vedere in forma statica con le statue. Questo è stato lo stimolo che ci ha spinto e siamo ben lieti nel riscontrare il grande apprezzamento che sta avendo da parte dei visitatori. Un anno, forse di più, perché del materiale di questo tipo richiede non solo l'attenzione della restituzione pittorica ma anche l'analisi della mimica del personaggio, quindi nell'identificazione anche dell'atteggiamento più caratteristico, perché questi sono personaggi veri, vivi, che ci restituiscono tutto il senso del rapporto con questa cosa che San Francesco creò per la pace.
Quindi c'è questo rapporto molto forte tra la quotidianità, quella quotidianità che è quella che poi restituisce non l'impegno di un giorno. E proprio per questo il gruppo Donatello ha voluto recuperare un rapporto che restituisce la fantasia alla dimensione dell'impegno, perché questo è un elemento importante del gruppo Donatello, che al di là di certi aspetti che sembrano connotare la contemporaneità vera è l'impegno dell'arte, dove il messaggio estetico deve avere anche un contenuto altamente etico, e Firenze in questo ha un ruolo importante. Questo è un anno decisivo anche per la memoria di Donatello. Domani ci sarà una bella iniziativa, e quindi noi crediamo che la diffusione, il dibattito nei confronti della contemporaneità vista anche attraverso questa dimensione di impegno e di restituzione di rapporti e un ponte nei confronti dei cittadini sia un dato importante. Averlo poi in uno spazio come questo, quindi praticamente all'aperto, praticamente a disposizione di tutta la cittadinanza, è un altro elemento che ci riporta al nucleo più profondo e più forte del messaggio francescano, che peraltro è legato anche a un fatto centrale della nostra cultura, della nostra civiltà. Con San Francesco inizia la grande poesia della lingua italiana, con San Francesco nasce anche una rivoluzione culturale nell'ambito delle tecniche della comunicazione visiva, e noi vogliamo dare a Firenze di nuovo un ruolo centrale. Come